Eccoci ritornati in live con Vivi Consapevole Live organizzato da macrolibrarsi.it. Abbiamo con noi il dottor Umberto Trecroci, che è uno specialista in cardiologia, esperto in micoterapia e micologia farmaceutica, microimmunoterapie, omotossicologia e nutrizione integrata. Oggi è con noi per parlarci di infiammazione persistente di basso grado e sistema immunitario. Quali rimedi per aumentare le nostre difese? Bene, a te la parola. Bene Romina, buongiorno a tutti. Intanto un ringraziamento per l'invito a questo evento importantissimo perché trovo che sia in questo momento difficile in cui il termine con cui dobbiamo convivere, che è appunto il distanziamento sociale, è un termine pesantissimo anche se indispensabile, necessario in questa fase qui. Direi che questo evento ci consente, ci dà la possibilità di accrescere le informazioni su questa patologia e soprattutto, come ha detto Francesco, i rimedi, perché vedete, una cosa va detta: noi abbiamo attraversato una fase sicuramente di epidemia, poi di pandemia, ma arriveremo a un'endemia, cioè endemia vuol dire che inevitabilmente, indipendentemente da tutti i presidi, i rimedi per proteggerci da questo virus, l'incontro con questo virus sarà inevitabile. Allora, come ha detto Francesco, la cosa importante è farci trovare pronti a questo incontro, farci trovare pronti con un sistema immunitario efficiente, in totale equilibrio, perché oggi sappiamo molte cose in più di questa patologia e sappiamo che c'è un'alta percentuale, si stima che in Italia possono essere addirittura 9 milioni di soggetti che sono entrati in contatto col virus senza sviluppare addirittura neanche la fase 1 della patologia, che viene detta fase virale, cioè quella che decorre come una normale influenza, quindi sicuramente con dei sintomi importanti, ma quelli diciamo dell'influenza, quindi che si risolve con i dolori muscolari, la febbre, la tosse, la mialgia. E poi in questo caso il virus ha alcune particolarità come la perdita temporanea del gusto e dell'olfatto. Ecco, superata la fase 1, poi tutta una serie di popolazione in realtà ha delle complicanze che non sono più legate alla fase virale, ma alla fase 2 e la fase 3, che sono la fase respiratoria o polmonare, o la fase addirittura più grave, in cui c'è una vera e propria vasculite, cioè un coinvolgimento delle arterie importante, che con formazione di trombi, di coaguli in tutto il sistema arterioso. Ecco, questa fase qui è una fase, diciamo, della patologia che avviene nei soggetti in cui la risposta immunitaria non è efficiente, quindi in cui il sistema immunitario non ha avuto la capacità di aggredire il virus nella parte iniziale, nell'incontro, quindi nella fase iniziale, bloccando la replicazione virale, utilizzando quella che noi definiamo immunità innata. Immunità innata che invece è molto forte nei bambini. Ecco perché i ragazzi, i giovani, fanno più fatica praticamente ad ammalarsi, probabilmente contraggono il virus senza sviluppare la patologia, perché hanno un'immunità innata molto molto forte. E quindi o non entrano in contatto col virus, oppure entrano in contatto col virus senza sviluppare la patologia. Ora, in questa fase qui, il nostro compito è quello di identificare quali sono i meccanismi e i sistemi per poter rendere efficiente il nostro sistema immunitario, affinché nel momento in cui dovesse accadere questo incontro, noi ci facciamo trovare pronti. Cioè, il nostro sistema immunitario deve essere in totale equilibrio. Si parla di bilancia immunitaria, immunologica, perché il sistema immunitario, come tutti i sistemi biologici, non ha un sistema di accensione o spegnimento, ma è fatto appunto da bilance, che funzionano con un sistema di freno e acceleratore. Quindi parte un sistema e immediatamente parte il sistema per controbilanciarlo. Questo avviene col sistema nervoso autonomo, avviene col meccanismo ormonale, con l'insulina e il glucagone, avviene appunto con la bilancia immunitaria. Quindi, appena si attiva il sistema immunitario, ci vogliono dei meccanismi di controllo che si attivano per cercare di bilanciare la risposta immunitaria affinché non sia eccessiva. E quindi
faccia dei danni anche all'organismo che ospita il virus. Ora, io vorrei brevemente intanto parlarvi di me, della mia esperienza professionale. Come sapete sono un cardiologo, ho svolto la mia attività per tanti anni a Maria Cecilia Hospital a Cotignola, dove mi sono occupato di cardiologia classica, quindi di curare prevalentemente i sintomi della patologia ischemica, della cardiopatia ischemica, quindi la risoluzione dell'infarto attraverso l'angioplastica e attraverso la disostruzione di arterie chiuse dall'aterosclerosi. C'è stato, quindi io ho la mia formazione classica, ufficialissima, che continuo ovviamente a svolgere tuttora, fino a un momento della mia vita in cui da medico sono diventato paziente. Vi racconto brevemente questa esperienza perché ha cambiato il mio approccio alla medicina e, come spesso accade, anche da un'esperienza negativa personale, cioè un'esperienza di salute, questo ha reso il mio modo di fare il medico sicuramente migliore, aprendomi la conoscenza di quella che oggi io chiamo la medicina integrata, cioè una visione veramente olistica che è contraria alla visione riduzionistica della medicina moderna, che tende a super specializzare ogni settore della medicina. Addirittura all'interno della mia specializzazione ci sono le super specializzazioni, e questo in realtà è in contrapposizione con la modalità di funzionamento dell'organismo, perché l'organismo è un tutt'uno, per cui in realtà oggi un cardiologo non può non avere conoscenze sull'intestino, non può avere conoscenze sul rene, non può avere conoscenze sul polmone, perché comunque i sistemi sono tutti collegati, e quindi per svolgere bene la nostra professione è necessario avere veramente una visione integrata, dove per integrata non vuol dire avere l'integrazione di tutti gli organi e apparati, ma integrata vuol dire anche, e questo è stato frutto della mia esperienza non tanto da medico ma da paziente, integrata vuol dire utilizzare il meglio di tutte le forme di medicina che ci sono, perché io ho una formazione occidentale della medicina classica, però ci sono forme di medicina, come può essere la medicina tradizionale cinese o appunto l'omeopatia, l'omotossicologia, ma la stessa nutrizione, cioè parlo dell'alimentazione, che dovrebbe essere una cosa normalmente utilizzata dai medici. In realtà la mia formazione universitaria, 54 esami, non mi ha dato una sola informazione sulla relazione che c'è tra cibo e salute. Quindi io per tanti anni ho svolto la mia professione di cardiologo senza utilizzare gli strumenti che mi venivano dati dall'alimentazione per curare la patologia aterosclerotica, che è la patologia principale di cui mi occupo. Quindi l'esperienza che voglio raccontarvi è questa, che in un momento della mia vita di forte stress sono venuto a contatto, anch'io ve ne parlo perché è anche abbastanza attuale, recente, perché anche lì si parlava di un virus che è entrato nella mia vita. Sono entrato a contatto con un virus che probabilmente era un herpes virus, che sia citomegalovirus e Epstein-Barr. Questo virus mi ha trovato, che normalmente può decorrere un'infezione da questa tipologia di virus come quella che viene una banale influenza, che poi banale non è, perché ricordiamoci che comunque l'influenza fa milioni di morti ogni anno, e mi ha trovato non pronto, il mio sistema immunitario non era efficiente. Questo ha fatto sì che il virus potesse farsi strada dalle prime vie aeree e arrivare fino alla mia tiroide e generarmi quella che viene definita tiroidite subacuta virale di De Kerven. Una tiroidite abbastanza complessa, perché in realtà la terapia di questa tiroidite, secondo lo schema terapeutico della medicina ufficiale occidentale, non esiste, nel senso che la terapia è solo la gestione dei sintomi, come spesso accade in medicina, cioè terapia cortisonica per gestire l'infiammazione. Io avevo dei valori di infiammazione, di VES, di PCR, che sono tutti indici che noi dottori studiamo per valutare l'infiammazione, altissimi. La VES normalmente deve essere 10, avevo 100. Ecco, questa infiammazione, la tiroide aumentata di volume, dolente, questa infiammazione mi ha creato quindi una disfunzione importante della tiroide, del funzionamento della tiroide, e la terapia cortisonica che mi è stata assegnata dal collega che mi ha seguito era una terapia ad alto dosaggio che mi ha provocato ulteriori danni, perché mi ha provocato l'insonnia,
quindi riducendo le mie difese immunitarie perché non dormivo, e mi ha causato praticamente un abbassamento delle difese immunitarie. Quindi la terapia che mi veniva data per gestire i sintomi peggiorava il mio sistema immunitario, che in realtà stava combattendo contro il virus. Questo ha fatto sì che io per diversi mesi sono stato costretto a utilizzare una terapia cortisonica che non riuscivo a lasciare, perché nel momento in cui interrompevo, tentavo di ridurre il cortisone, la mia patologia peggiorava. E quindi ero entrato in un meccanismo in cui lo specialista endocrinologo che mi seguiva, a cui ho chiesto cosa succede dopo, cioè se io non riesco a gestire questo virus e prende il sopravvento, qual è la strada finale che mi offre la medicina? E lui mi ha risposto: ah, niente, non c'è la cura, bisogna togliere la tiroide e andrai avanti, non ti preoccupare, tutta la vita con l'Eutirox. Di fronte a questa risposta, ovviamente, cosa ho fatto? Mi sono messo a studiare, perché per me era assurdo che la soluzione di una forma di tiroidite di questo tipo potesse essere veramente la tiroidectomia e fare tutta la vita l'Eutirox, una terapia sostitutiva. Bene, nel momento di studio mi sono reso conto, studiando, che c'erano dei rimedi che potevano aumentare le mie difese immunitarie in quel momento. Dei rimedi che, diciamo, erano sicuramente legati all'alimentazione, ma non solo, perché poi il mio percorso di vita e l'incontro con Franco Berrino mi hanno portato anche ad approfondire alcuni argomenti. Tra l'altro, la mia formazione anche cattolica, anche se non praticata, diciamo, in maniera costante, mi aveva dato il senso di quello che è il ruolo della preghiera o della meditazione nell'aumentare le difese immunitarie, quindi nella gestione dello stress. E quindi ho iniziato un percorso e un incontro con una serie di rimedi che vengono definiti dalla medicina ufficiale medicina alternativa, ma noi dottori utilizziamo questo termine, questa accezione, in senso purtroppo dispregiativo. Quando parliamo di medicina alternativa lo diciamo in maniera denigratoria. Quindi il termine corretto, che invece nel mondo medico saggio viene utilizzato, è medicina integrata o medicina non convenzionale o medicina complementare. Il termine di medicina alternativa è un termine che io non approvo, ma che spesso purtroppo viene utilizzato da alcuni miei colleghi. Bene, in questo incontro mi imbatto anche nella micoterapia e inizio a studiare questi funghi medicinali e scopro che c'è, diciamo, un mondo a me sconosciuto, ma soprattutto che c'erano tutti quei requisiti che un medico ricerca prima di utilizzare un trattamento anche farmacologico. E cioè, i requisiti sono intanto irrazionale, cioè tu ti trovi di fronte a un rimedio e dici: bene, ma questo rimedio con quale meccanismo dovrebbe aiutare, biochimico o farmacologico, dovrebbe aiutare il mio sistema immunitario? Bene, nei funghi ho trovato questo razionale. E poi ho trovato anche gli studi scientifici, perché un medico ha bisogno anche di verificare che c'è della letteratura importante, e ho scoperto che in tutto il mondo venivano utilizzati prevalentemente in Cina e in Giappone i funghi medicinali per la cura di malattie gravi come le malattie oncologiche, ma anche le malattie neurodegenerative, ma anche le malattie autoimmuni. Bene, allora inizio a utilizzare i funghi medicinali. Dopo 7 mesi di terapia cortisonica inizio 3 funghi medicinali. Bene, dopo 20 giorni dall'inizio della terapia sospendo, inizio a ridurre il cortisone. Inizio a ridurre la terapia cortisonica e per la prima volta accade una cosa, che il dolore sparisce. Faccio l'ecografia, la tiroide si era sgonfiata, era ridotta di volume, si era ridotta di dimensioni. E in più accade un'altra cosa, che gli indici di infiammazione si abbassano, rimangono bassi nonostante la riduzione del cortisone. Continuo la mia terapia, ovviamente cambio anche alimentazione, non che io sia stato una persona che abbia mai mangiato in maniera scorretta, però modifico alcune cose della mia alimentazione che sono frutto anche della mia tradizione mediterranea, perché le mie origini comunque sono meridionali, e quindi inizio a introdurre degli alimenti, a riscoprire per esempio l'uso dei cereali integrali,
e in particolare del riso integrale. E da questo cambiamento, diciamo, alimentare con l'integrazione della micoterapia, accade che io nel giro di un paio di mesi guarisca completamente, con sorpresa del mio endocrinologo che mi seguiva anche ecograficamente, che quando andai al controllo mi disse: cosa è successo? Cosa hai fatto? E io gli parlai della micoterapia, ma ovviamente da parte sua ci fu grande scetticismo, e quindi ho potuto condividere relativamente questa esperienza mia, diciamo, medica da paziente nei suoi confronti. Bene. Roberto, ne approfitto, sì, visto che stiamo trattando appunto questo argomento importantissimo della micoterapia, lanciamo il primo sondaggio. Sì. E il primo sondaggio è: avete mai fatto uso di funghi medicinali? Invitiamo quindi il nostro pubblico intanto a rispondere, e tu così puoi proseguire e vedremo un po' poi le risposte, va bene? Benissimo. Ok, prosegui pure, grazie, scusa l'interruzione. No, quindi da questa esperienza personale che ho voluto condividere con voi, perché ovviamente io uso nella mia pratica clinica la micoterapia, ma la uso non solo perché da dottore ho studiato, ma perché l'ho sperimentata personalmente. Con grande successo, da lì, negli anni, ho utilizzato la micoterapia non solo nella cura, diciamo, nella gestione delle malattie cardiovascolari, quindi nel mio lavoro strettamente come cardiologo, ma anche nella cura di patologie autoimmuni o di patologie infettive o anche di patologie oncologiche. E i risultati sono stati sempre eccezionali. Ricordiamoci che io tendenzialmente non sono favorevole all'uso degli integratori intesi come integratori farmacologici di sintesi, ma la micoterapia, quando mi chiedono: ma tu usi funghi medicinali, dici sempre che sei contrario agli integratori. Sì, io uso il cibo come farmaco. E in fondo i funghi medicinali sono un alimento funzionale, un superfood, cioè un alimento che ha delle proprietà benefiche importanti, prevalentemente la presenza di questi beta-glucani e triterpeni, ma i beta-glucani sono dei polisaccaridi meravigliosi, delle molecole complesse che vanno a stimolare il nostro sistema immunitario, potenziandolo in maniera estrema, e che sono contenuti, attenzione, i beta-glucani dei funghi sono contenuti anche nei cereali integrali in chicco, nella parte esterna del chicco. Quindi mangiare il riso integrale è importante non solo perché nel riso integrale c'è la fibra, non solo perché nel riso integrale c'è una molecola potentissima antinfiammatoria che si chiama tricina, che lavora sull'inibizione di COX-1 e COX-2 come i FANS, ma sono presenti anche i beta-glucani che hanno un potente effetto immunomodulante. Quindi orzo in chicco, riso integrale e i funghi medicinali sono potentemente ricchi di beta-glucani che hanno la capacità di stimolare il nostro sistema immunitario. E i risultati sono sempre presenti. Prima di parlare di micoterapia, volevo accennare brevemente a un altro aspetto della cardiologia. Volevo darvi, diciamo, degli elementi di novità all'interno della cardiologia. Voi sapete che in ambito cardiologico i comuni fattori di rischio tradizionali di cui si occupa il medico sono sempre l'ipertensione, il colesterolo, il diabete, l'obesità, il fumo di sigaretta. Tutti aspetti fondamentali, perché ricordiamoci che i pazienti che hanno una prognosi peggiore nel contatto col coronavirus e quindi hanno un rischio aumentato di mortalità sono soggetti che, oltre ad avere bassi livelli di vitamina D, perché tutti i soggetti che sono stati ricoverati e intubati in terapia intensiva avevano un elemento comune, avevano valori di vitamina D inferiori a 10. Ora, il problema della vitamina D è un problema nel nostro paese molto serio, perché purtroppo viene sottovalutata la carenza di vitamina D. Io sono uno dei più grandi prescrittori di vitamina D e ho preso anche... diciamo, ho avuto dei forti contrasti con dei miei colleghi medici di medicina generale, ma anche con degli specialisti di altre specialità, perché vedevano come un'ingerenza il fatto che io, da cardiologo, nei miei referti suggerivo l'integrazione con della vitamina D, quindi dosavo la vitamina D e integravo la vitamina D. Perché? Perché intanto la vitamina D ha dimostrato di ridurre gli eventi cardiovascolari, perché i recettori della vitamina D sono ubiquitari e sono presenti in tutto l'organismo.
quindi non solo, anche sui macrofagi, anche sui linfociti, quindi stimolano durante il sistema immunitario. E poi sono presenti in tutto il corpo, quindi avere valori di vitamina D superiori a 30 è indispensabile per l'immunomodulazione, cioè per arrivare, come vi dicevo prima, pronti all'eventuale incontro col coronavirus. Quindi, vitamina D. E l'altro aspetto, diciamo, che in ambito cardiovascolare sta prendendo piede, quindi è un elemento di novità con cui i cardiologi devono inevitabilmente fare riferimento a questo, è l'intestino, la salute dell'intestino. Io qualche anno fa ho organizzato un convegno a Rimini proprio di medicina integrata, coinvolgendo l'oncologia, coinvolgendo il reumatologo e il cardiologo. Perché? Perché comunque l'elemento che tiene assieme queste specialità, che nella totalità fanno praticamente tutti la percentuale di mortalità e morbilità, è data da queste specialità. Quindi la mortalità prevalentemente è data da malattie cardiovascolari, oncologiche. Poi ci sono le neurodegenerative e poi le malattie reumatiche. Bene, l'elemento comune era l'infiammazione sistemica cronica di basso grado legata anche alla salute dell'intestino. L'intestino che normalmente non viene mai indagato. Io, a parte la semeiotica che studiai all'università, in cui ancora si chiedeva al paziente come va il suo intestino, bene, questa era una domanda che nella mia pratica clinica avevo smesso di fare da tantissimi anni. Oggi è indispensabile valutare la salute dell'intestino di un paziente. Perché? Perché nell'intestino risiede l'80% del nostro sistema immunitario. Non solo, ma perché nel nostro intestino c'è una popolazione microbica che svolge un ruolo non solo di immunomodulazione dell'infiammazione, che è causa dell'aterosclerosi, ma perché l'interazione tra il cibo e alcune popolazioni microbiche determina la formazione di alcune sostanze, tipo la trimetilamina ossidasi, che, formata nell'intestino attraverso il circolo enteroepatico, finisce a livello arterioso generando infiammazione, generando aterosclerosi. E quindi oggi avere un'indicazione sulla salute dell'intestino di un paziente è indispensabile. Una delle patologie più comuni, iniziando a fare questa domanda appunto ai miei pazienti, come va l'intestino, una delle cose che emerge in maniera devastante è la presenza di colon irritabile, prevalentemente nella versione stipsi, cioè la famosa stitichezza. Bene, la cosa impressionante è che è una domanda che non viene fatta neanche dai medici di medicina generale. Quando viene fatta, spesso la risposta è: non ti preoccupare, hai l'intestino pigro, non fa niente, eventualmente aiutati con qualche lassativo. E ho scoperto alcuni dei miei pazienti cardiopatici con valori di infiammazione altissima hanno dei livelli di stipsi per cui vanno in bagno una volta ogni 4 giorni, una volta ogni 5 giorni. Vi rammento che per non essere definiti sofferenti di stipsi è sufficiente andare in bagno un giorno sì, un giorno no, perché la salute dell'intestino, l'intestino è sano se l'evacuazione avviene tutti i giorni. E ci sono stati diversi studi che hanno dimostrato questo in cardiologia. Addirittura l'evacuazione un giorno sì, un giorno no, aumenta il rischio di mortalità cardiovascolare del 20%. Un giorno sì e 3 no lo aumenta del 30%, un giorno sì e 4 no aumenta il rischio anche del 40%. Quindi parliamo di percentuali di rischio che sono elevatissime. Ecco perché è un fattore di rischio cardiovascolare potente, moderno, che ancora non è entrato nella pratica clinica, nel senso che anche in ambito cardiologico questa domanda spesso non viene fatta, ma soprattutto non si pone rimedio eventualmente la stipsi, cioè non si considera un fattore di rischio potente. Bene, Umberto, guarda, ne approfitto, lanciamo anche il secondo sondaggio, che è: le vostre funzioni intestinali sono regolari? Così poi abbiamo tutti i dati anche dei nostri spettatori, riusciamo a fare un po' di interazione, visto che hai parlato dell'importanza della regolarità dell'intestino. Lanciamo il secondo sondaggio. Ok. Andato, vai. Bene. Pure. Scusami, io ogni tanto intervengo. Siamo perfettamente coordinati. Esatto, infatti è fantastico. Bene, dopo avervi parlato, diciamo, della,
della mia esperienza personale, vorrei parlarvi quindi adesso dell'infiammazione sistemica di basso grado. Perché è importante? Perché anche l'infiammazione, vi dicevo, come la salute dell'intestino, sono gli elementi di modernità che sono entrati dentro la cardiologia. E sono entrati dentro la cardiologia da quando è venuto fuori un grosso studio che si chiama CANTOS del 2017, in cui praticamente si è valutata l'azione di, di un farmaco, di un anticorpo monoclonale, il canakinumab, che blocca l'azione dell'interleuchina 1, che diciamo da cui parte la cascata infiammatoria, nel ridurre il rischio di eventi cardiovascolari. E questo slegandolo, diciamo, dall'abbassamento del colesterolo, perché noi, come sapete, utilizziamo le statine, che sono dei farmaci potenti per ridurre il colesterolo, e attraverso la riduzione del colesterolo con le statine riduciamo gli eventi cardiovascolari, ma perché si riduce anche un po' l'infiammazione. Ma l'autore dello studio, che si chiama Richter, che già aveva in uno studio 20 anni fa cercato di dimostrare che in realtà la statina non funziona perché riduce il colesterolo, ma funziona perché ha quello che in mondo cardiologico veniva detto effetto pleiotropico, perché riduce anche, diciamo, l'infiammazione. E attraverso la riduzione dell'infiammazione che rende meno pericoloso il colesterolo. Quindi, diciamo, i pazienti in cui si riduceva il colesterolo senza ridurre l'infiammazione, il rischio rimaneva elevato. Quindi c'era un rischio, diciamo, residuo legato all'infiammazione, per cui gli eventi cardiovascolari non si riducevano. Bene, lo studio CANTOS viene fatto cercando di slegare la riduzione del colesterolo con l'effetto dell'infiammazione, quindi utilizzando un farmaco che riducesse esclusivamente l'infiammazione, riducendo la PCR ad alta sensibilità, che è lo strumento che in medicina viene utilizzato per misurare l'infiammazione sistemica cronica di basso grado. Noi usiamo la PCR dell'infiammazione acuta e la PCR ad alta sensibilità per valutare il grado di infiammazione sistemica di basso grado, cioè quell'infiammazione cronica silente che rimane costante. Perché normalmente l'infiammazione è un processo utile al nostro organismo, no? Quando entriamo a contatto con un patogeno o ci feriamo, l'infiammazione serve per poterci riparare, per innescare il nostro sistema immunitario affinché ci protegga da virus, batteri o funghi. Bene, finita, diciamo, la fase della reattività, l'infiammazione deve spegnersi attraverso quei meccanismi di bilance con freno e acceleratore di cui vi parlavo. Quando questo non accade, ma questo piccolo incendio rimane anche con un fuoco molto molto basso, molto molto basso, misurabile solo appunto dalla PCR ad alta sensibilità, allora noi abbiamo un rischio aumentato, ma non solo di malattie cardiovascolari, perché la PCR ad alta sensibilità è la madre, viene considerata, di tutte le patologie, perché avere un'infiammazione cronica sistemica di basso grado alta aumenta il rischio di malattie cardiovascolari, ma ci espone anche al rischio di malattie neurodegenerative, di tumori e di infezioni. Perché un paziente che entra a contatto col virus evolve nella fase 2 e nella fase 3, non quella di Conte, ma nella fase 2 e 3 del virus? Perché se ha un'infiammazione cronica sistemica di basso grado, ha i mediatori dell'infiammazione, cioè le citochine, in particolare l'interleuchina 6, già persistentemente alti. Quindi il sistema immunitario è già stimolato, è già distratto, per cui nel momento in cui c'è l'incontro col virus e lui non ha la capacità, perché ci sono già dei focolai infiammatori in tutto il suo corpo, di gestire il contatto col virus, cosa succede? Succede che si scatena una risposta immunitaria molto molto più forte, con dei valori di innalzamento della PCR ad alta sensibilità e della PCR normale, che aumentano, normalmente la PCR va da 0 a 5, quindi deve stare in questo intervallo. Poi all'interno dell'intervallo di normalità, che è tra 0 e 5, è chiaro che chi ha 2 è meglio che chi ha 4, ovviamente, perché l'infiammazione più è bassa meglio è. Ma i pazienti arrivavano anche a 400, a 800 di PCR ad alta sensibilità, per darvi l'idea del paziente con coronavirus che evolveva nella fase, in una prognosi peggiore. Bene, questa tempesta citochinica che viene descritta nella forma più grave del coronavirus accade in pazienti che hanno sempre le stesse caratteristiche, cioè che hanno quelle condizioni che li portano ad avere un'infiammazione persistente di basso grado.
e sono tutti soggetti prevalentemente ipertesi, diabetici, che hanno la bronchite cronica ostruttiva, quindi fumatori, e quella che noi chiamiamo in cardiologia la sindrome metabolica, quindi soggetti che hanno la pancia, per intenderci, quindi un rapporto vita-fianchi aumentato, hanno i trigliceridi alti, hanno la glicemia alta, il colesterolo buono basso e hanno l'ipertensione. Questi sono i cinque fattori che determinano la presenza della sindrome metabolica. Tutti questi soggetti, tutti quanti, sono quelli che hanno avuto la prognosi peggiore, il rischio di mortalità aumentato. E in tutti i soggetti che io vedo nel mio ambulatorio con sindrome metabolica, dosando la PCR ad alta sensibilità, in tutti questi soggetti è alta. E in questi soggetti in cui, cambiando lo stile di vita alimentare prevalentemente, cosa succede? Che la PCR nel giro di qualche mese torna a posto. E quindi il rischio non solo si è ridotto in quel paziente lì, il rischio di sviluppare una malattia cardiovascolare, ma ha ridotto il suo rischio anche oncologico, ha ridotto il suo rischio di sviluppare una malattia neurodegenerativa, modello Parkinson o Alzheimer, o la demenza in generale, altre forme di demenza, anche la demenza ischemica, e ha ridotto il suo rischio di infezione, perché comunque un soggetto che ha un'infiammazione cronica di basso grado è a rischio di infezione indipendentemente non solo per il coronavirus. L'altro elemento quindi importante di cui vi parlavo era sicuramente la PCR e poi la stipsi. Ecco, vi ho già parlato del rapporto con la stipsi. Il numero di evacuazioni è importante non solo se l'evacuazione nella forma stipsi, cioè se uno va di corpo ogni 2-3 giorni o ogni 4 giorni. Ogni 4 giorni il suo rischio è aumentato del 40%, ma il rischio aumenta anche se aumenta la frequenza delle evacuazioni. Quindi il rischio per chi ha il colon irritabile, nel senso della diarrea, anche quello aumenta il rischio di malattie cardiovascolari. In estrema sintesi, il nostro intestino deve essere in salute, quindi deve star bene. E perché questo accada è importantissimo l'alimentazione, perché attraverso l'alimentazione noi possiamo modulare il nostro microbiota, possiamo selezionare una popolazione microbica di batteri che hanno un ruolo fondamentale, che sono appunto i Firmicutes e un cluster in particolare di Firmicutes che si chiama Clostridium letum, che sono dei batteri che fermentano la fibra indigeribile formando acidi grassi a catena corta e in particolare l'acido butirrico, che è l'unico nutrimento, il prevalente, perché i nostri colociti, gli enterociti, si nutrono per il 70% dagli acidi grassi a catena corta che vengono prodotti dalla fermentazione della fibra da parte di questi batteri di cui vi parlavo. Quindi avere questa popolazione microbica è indispensabile per nutrire i nostri batteri. Anche perché i nostri batteri non solo hanno questa funzione, ma hanno un ruolo fondamentale, questo sottogruppo, questo cluster di batteri di cui vi parlavo. Hanno il compito di modulare il sistema immunitario e di favorire la differenziazione di una popolazione linfocitaria che è favorevole, che vengono definiti T-reg, che sono i linfociti T-regolatori, che regolano e calmano il nostro sistema immunitario affinché non abbia una reazione esagerata. E quindi i T-reg sono in contrapposizione con un'altra popolazione linfocitaria che si chiama TH17, che invece genera quella tempesta citochinica che fa evolvere in maniera pessima i pazienti che entrano in contatto col coronavirus, perché i T-reg producono l'interleuchina 10, che è la citochina, diciamo, della tolleranza. Quindi selezionare questa popolazione attraverso un'alimentazione sana è indispensabile. E qual è l'alimentazione, il cibo indispensabile? Innanzitutto, come vi ho detto prima, i cereali integrali e in particolare il riso. Riso e orzo, perché contengono anche beta-glucani e perché permettono, diciamo, contenendo molta fibra, la crescita di questa popolazione microbica e quindi di evitare la presenza di batteri cattivi che vengono definiti proteobatteri, che invece sono batteri che generano infiammazione e provocano anche l'aumento di trimetilamina ossidasi, che è quella molecola che vi dicevo che è formata nell'intestino da due popolazioni prevalentemente, uno si chiama Oscillobacter e l'altro Alistipes, che sono due famiglie batteriche che, utilizzando
in particolare la colina, la fosfoetilcolina o tutti i prodotti di degradazione finale delle proteine animali, aumentano la formazione di TMAO. Quindi sono due batteri che si nutrono prevalentemente di proteine animali e, cibandosi delle proteine animali che noi introduciamo con la dieta, producono la trimetilamina ossidasi, quindi aumenta il rischio cardiovascolare. E la cosa affascinante è che questa molecola, il TMAO, viene, diciamo, degradata a livello intestinale, quindi riduce il suo effetto, quindi si riduce drasticamente dall'utilizzo di che cosa? Di molecole che sono contenute in alcuni alimenti, che sono l'olio extravergine d'oliva e il resveratrolo contenuto nella buccia dell'uva, quindi l'olio di vinacciolo e l'olio extravergine d'oliva riducono la presenza di TMAO nell'intestino. Quindi la famosa dieta mediterranea entra di nuovo in gioco. I soggetti che fanno uso nella loro vita della dieta mediterranea e quindi riducono le proteine animali ad eccezione del pesce che contiene omega 3 e utilizzano olio extravergine d'oliva e olio di vinacciolo hanno una riduzione importante dei valori di TMAO, quindi un rischio ridotto di eventi cardiovascolari. Romina, c'è allora, un altro sondaggio? Sì, allora c'è un altro sondaggio che è quello: avete mai seguito la dieta mediterranea? Che possiamo lanciarlo. E intanto ci terrei a dare le risposte dei primi due, che sì, sono molto importanti, perché allora abbiamo: avete mai fatto uso di funghi medicinali? Il 79% del nostro pubblico, che tra l'altro è molto ampio perché siamo a oltre 2400 persone che ti stanno seguendo e abbiamo già 140 domande, per cui a breve ti bene, chiederò di iniziare con le risposte. Abbiamo quindi il 79% che dice no, non abbiamo mai fatto uso di funghi medicinali, e per quanto riguarda le funzioni intestinali, se sono regolari, il 72% dice sì, fortunatamente, e il 28% dice no. Quindi queste allora sono... abbiamo una popolazione colta, mediamente colta, che ci sta ascoltando, perché se hanno una funzione intestinale vuol dire che hanno uno stile di vita virtuoso e questo mi fa molto piacere. Beh sì, il nostro pubblico sicuramente è un pubblico tendenzialmente attento a queste bene, cose, bene, benissimo. Allora dimmi tu, Romina, perché se vogliamo dare spazio, perché tanto comunque la relazione si esplica anche attraverso la risposta delle domande. Se abbiamo tante domande, tu preferisci che io faccia una sintesi e poi continuo eventualmente attraverso le risposte a focalizzare anche il mio intervento, dimmi tu. Sì, sarebbe carino secondo me, così abbiamo un po' di interazione con il nostro pubblico. Bene, che magari fai una breve conclusione, diciamo, del tuo discorso e poi partiamo, sì, appunto con le domande. Benissimo, bene, allora l'altro aspetto di cui volevo parlarvi, che è importante per quanto riguarda il microbiota è intestinale, e anche sapete che nel mondo medico adesso è stata accettata anche un'altra patologia che prima non veniva riconosciuta e che nella medicina non convenzionale, o quella che i miei colleghi chiamano alternativa, veniva chiamata leaky gut syndrome, cioè la sindrome dell'intestino permeabile. Oggi la medicina ufficiale l'ha riconosciuta, gli ha dato un altro nome e viene definito permeabilità intestinale, e questo aspetto è fondamentale perché l'infiammazione che si genera nel nostro intestino. Pasteur diceva che noi beviamo l'85% delle nostre malattie, vuol dire che l'incontro con i patogeni avviene sempre con le infezioni dell'intestino. Anche ricordiamoci le infezioni da Covid, i recettori ACE2 sono espressi, intanto sono espressi più negli uomini che nella donna, quindi come sempre voi donne siete più fortunate di noi uomini, e quindi la carica virale è più bassa nelle donne che negli uomini, ma viene espresso i recettori, che sono le porte d'ingresso del virus dentro il nostro organismo, si trovano anche nell'intestino. Quindi c'è una percentuale variabile che va dal 2 al 10% di soggetti che i sintomi di esordio sono dati proprio dalla diarrea. E basta. E quindi avere un intestino che non sia permeabile è indispensabile affinché questa infiammazione non diventi sistemica. Quindi un patogeno, il sistema immunitario, la nostra mucosa intestinale è fatta da una pellicola di muco prodotto da un batterio formidabile che viene detto Akkermansia mucinifila,
che è un batterio produttore di muco, quindi lui si nutre solo di muco, mangia il nostro muco rendendolo pulito affinché noi ne produciamo sempre di nuovo e forma una barriera dai patogeni. Quindi lo strato di muco che protegge la mucosa e poi i batteri si trovano in un altro strato sopra questo muco è indispensabile per evitare che si produca, diciamo, un'infiammazione a livello intestinale che possa poi passare attraverso l'intestino nel sangue. Quindi avere cura del nostro intestino è importante anche per evitare quella che viene detta leaky gut syndrome, perché se i patogeni che entrano nel nostro organismo non vengono processati dai batteri, ma entrano direttamente in interazione con le cellule immunitarie nostre, con i macrofagi, con i linfociti, questo porta a una reazione, diciamo, alterata del sistema immunitario, una reazione eccessiva. Quindi i batteri modulano il nostro sistema immunitario e gestiscono l'infiammazione in maniera che ci sia una forma esasperata di infiammazione. Quindi questo è l'aspetto di cui volevo parlarvi. Anche perché oggi c'è la possibilità di studiare il microbiota intestinale. Quindi io regolarmente ai miei pazienti, diciamo, l'elemento nuovo oltre a studiare l'intestino e a valutare il grado di infiammazione del soggetto che ho di fronte, faccio uno studio, oltre alla parte dell'anamnesi ovviamente, del microbiota, cioè qual è la popolazione microbica che abita l'intestino dei miei pazienti. E vi posso garantire che si trovano delle informazioni indispensabili, perché riesco a capire qual è la componente intestinale, che ruolo gioca all'interno della patologia di quel soggetto. E poi riesco a modificare alcune popolazioni microbiche, quindi so come intervenire anche con la dieta per modificare, diciamo, quelle popolazioni microbiche e cambiare lo stato infiammatorio di quel paziente. Per quanto riguarda l'aspetto, diciamo, della terapia, per quanto riguarda gli alimenti, vi dico solo questo, due cose veloci, anche se voi siete, appunto, chi ci ascolta, questi argomenti sono abbastanza noti. Ridurre gli zuccheri, eliminare lo zucchero dalla nostra dieta è indispensabile. Quindi ridurre lo zucchero, ridurre i cibi raffinati, ridurre le carni rosse, le carni processate. In Romagna lo so che è difficile, ma gli insaccati, io almeno lo vedo nella mia pratica clinica, togliere gli insaccati è una cosa drammatica, però è indispensabile perché generano un rischio aumentato non solo di malattie oncologiche, ma anche di produzione di TMAO, che è un fattore di rischio potente per le malattie cardiovascolari. E poi l'altra cosa fondamentale è attenzione agli inquinanti, perché oggi dice qual è la dieta importante? La dieta mediterranea sì, ma oggi io dico la dieta migliore è la dieta senza veleni, perché viene prima della dieta mediterranea. Cerchiamo di evitare di mangiare veleni, perché i distruttori endocrini che ci sono oggi dentro alcuni alimenti che non sono, diciamo, io dico biologici per dire, per me biologico non è necessario che ci sia la certificazione, ma l'importante è anche a chilometro zero trovare degli alimenti che siano sani e che non vengano contaminati da pesticidi o inquinanti. Questo ho visto che cambia moltissimo. Perché? Perché mangiare degli inquinanti vuol dire distruggere quella popolazione microbica che ci protegge, quindi avere cura del nostro microbiota intestinale. Questo è, diciamo, il messaggio che voglio lanciarvi brevemente sullo stile di vita, di fare una dieta sana, di cercare di evitare gli alimenti, le carni e gli alimenti, diciamo, raffinati, e di prendervi cura del vostro microbiota. Poi, diciamo, un'altra cosa fondamentale di cui ho dei risultati eccezionali nella mia pratica clinica è l'utilizzo di alimenti fermentati. Vi dico brevemente questa cosa e poi lascio lo spazio alle domande. È una cosa indispensabile per migliorare la stipsi e la salute del nostro intestino e quindi ridurre il rischio delle nostre patologie, consumare regolarmente alimenti fermentati. Quando faccio questa domanda, consuma alimenti fermentati, il paziente mi guarda e mi guarda perso, perché non sa di cosa sto parlando. Quelli più colti, proprio quelli più avanti, mi dicono lo yogurt, ecco e basta. Non vanno oltre come risposta lo yogurt. Lo yogurt, ma non che io ce l'abbia con lo yogurt, a parte che mangiare uno yogurt industriale non c'è più niente, perché è fatto con del latte
pieno di antibiotici e di veleni, per cui quei pochi batteri che ci mettono, che sono solo due ceppi, quindi il Bulgaricus e lo Streptococcus thermophilus, ma non hanno una funzione nel nostro intestino perché abitano prevalentemente nelle mucche, quindi sono batteri che lavorano ad alte temperature, che sono quelle dell'intestino della mucca, che ha un intestino con una temperatura a 42 gradi, quindi nel nostro intestino, vicino a 37 gradi, loro non riescono a lavorare. Ma sono solo due ceppi. Quindi mangiare alimenti fermentati vuol dire consumare degli alimenti veramente fermentati e soprattutto possibilmente di produzione artigianale, che sono il kefir, che sono i crauti, le verdure fermentate, e il miso. Io non so, sicuramente ci sono tanti relatori che parleranno di questo, forse anche Franco Berrino, non so se parlerà di alimentazione o di spiritualità, però cerchiamo di consumare alimenti fermentati. Guardate, il kefir, anche farlo in casa, trovando i grani, non è un impegno, è semplicissimo e ha un potere di salute sull'intestino enorme. Stesso discorso per il miso, per la zuppa di miso, perché si usa come se fosse il dado. Voi fate una zuppa di verdure a fine cottura, prima di servirla nei piatti, un cucchiaino di miso, perché non si può mettere prima, perché se si cuoce i batteri lì muoiono. E poi le verdure fermentate, che è semplicissimo da fare, sono semplicissime da fare in casa anche quelle. Per cui sono tre alimenti fermentati, ve ne ho detti solo tre, c'è anche il kombucha, ma non voglio creare poi nomi complicati che vi spaventino. Però kefir, che è un tipo di yogurt che però contiene 30, 35, 40 ceppi, popolazioni microbiche, quindi va a arricchire il vostro microbiota, mantenendolo in salute. Umberto, è il momento, perdonami, delle domande. Ottimo. Anche perché sono molto contenta, perché molte delle domande che sono arrivate in realtà sono già state risposte dalla tua relazione, che è stata veramente molto approfondita. Abbiamo veramente tantissimi commenti e tanti, mi fa piacere dirtelo, complimenti a te come medico e anche come speaker, grazie. Diciamo così, quindi complimenti. Partiamo, ci sono molte domande relative alla sindrome di Kawasaki, per cui ci tengo a portele, in relazione al Covid-19. Tu sei entrato nell'argomento, quindi direi che potremmo veramente approfondire questa cosa. Mi chiedono: buongiorno, sono mamma di tre bambini, cuoca naturale macrobiotica, perciò personalmente non sono molto coinvolta. Tuttavia chiedo come potete commentare le notizie riguardanti il diffondersi nei bambini della sindrome di Kawasaki, verosimilmente correlata al Covid, e alla coincidenza delle recenti vaccinazioni di meningococco maggiormente eseguite nelle province di Brescia e Bergamo, registrando un'impennata di accessi in ospedale. Allora, ecco, io vorrei, diciamo, per quanto riguarda l'aspetto delle vaccinazioni, io non entro, diciamo, nello specifico della relazione che ci può essere tra le complicanze da vaccini e lo sviluppo di patologie autoimmuni. Nella mia esperienza, confrontandomi con altri colleghi, prevalentemente reumatologi, devo dire la verità, perché spesso le complicanze che si trovano anche dopo alcune vaccinazioni sono la comparsa di patologie autoimmuni, tra cui l'arterite di Kawasaki. Ma quello che e quindi l'esperienza mi viene data nel confronto con alcuni colleghi reumatologi che mi riferiscono che nella loro pratica clinica spesso sono i pazienti a raccontare come segnalazione la comparsa di patologie autoimmuni, in particolare del lupus, dopo alcune vaccinazioni. Anche ragazze sottoposte a vaccinazione per il virus, per il papillomavirus. Però ovviamente io da cardiologo non mi capita di avere questo tipo di segnalazioni, mentre l'immunologo e il reumatologo, poiché le complicanze che vengono segnalate dai colleghi spesso sono queste, ci confrontiamo, mi raccontano la loro esperienza, sono la patologia autoimmuni. Quando noi nelle famose bilance di cui vi parlavo, ci sono due bilance, una che si chiama TH1, TH2, l'altra TH17 e TREG. In queste due bilance, quando noi ci vacciniamo, aumentiamo la bilancia TH2, quindi aumenta quella bilancia in senso TH2 e quindi si possono generare spesso allergie, intolleranze o sviluppo di patologie autoimmuni. Queste però, come sapete, non ci sono dei dati certi. Alla fine noi abbiamo delle esperienze sul campo, cioè verifichiamo che ci sono
queste segnalazioni. Però, diciamo, è un argomento, la relazione tra vaccinazioni e comparsa di patologie autoimmuni è abbastanza delicato come argomento. Quello che posso dire io e che vale sempre, che la mia visione e che spero di avervi trasmesso, e vale anche per il Covid in questo caso, dove si parla che dobbiamo necessariamente, per tornare alla vita di tutti i giorni, aspettare il vaccino o la cura. Io non sono d'accordo, ma non che sono contrario al vaccino. Dico semplicemente che il virus, il coronavirus, è già mutato 6 volte e che fare un vaccino non è semplice e c'è uno sforzo in termini di economici e di impegno di tutto il mondo per cercare di tirar fuori questo vaccino e ci vorrà ancora del tempo. E nel frattempo però le nostre vite sono paralizzate anche da un punto di vista economico. E allora la soluzione non può essere solo questa, perché come vi dicevo, oggi ci sono già tante persone nel mondo, solo in Italia si pensano possono essere 9 milioni, che hanno contratto il virus, che hanno sviluppato anticorpi che spero ci inizieranno a dosare per scoprire chi sono questi soggetti asintomatici che hanno contratto il virus, perché noi possiamo dosare 2 tipi di anticorpi, IgM che determinano la presenza dell'infezione acuta in atto e le IgG che sono le immunoglobuline della memoria. E ciascuno di noi fa quando vuole sapere, per esempio, se ha contratto il virus della varicella, della rosolia, no? Voi sapete, se uno vuole sapere se ha fatto le malattie esantematiche, alcune, va in laboratorio, si fa gli anticorpi, se non si ricorda o lei o la sua mamma, e riesce a sapere se ha contratto un virus. Bene, questo si può fare anche con il coronavirus. Perché è importante questa cosa qui? Ne parlavo con i colleghi anche di fare uno studio di valutazione su questo. Perché se noi riuscissimo a identificare tutti i soggetti che hanno le immunoglobuline, IgG, quelle della memoria, cioè che hanno contratto il virus e raccontano di non essersi accorti di aver contratto il virus, bene, tutta questa popolazione può essere indagata e capire se c'è un elemento comune tra questi soggetti. Per esempio, sono tutti soggetti che hanno uno stile di vita virtuoso? Sono tutti soggetti che mangiano bene, che fanno sport, che gestiscono lo stress attraverso, che ne so, la meditazione? Che hanno una qualità del sonno buona, perché dormire è fondamentale, dormire, avere un sonno tranquillo, cioè il sonno è importante nella qualità del nostro sistema immunitario. Lo stress ha un ruolo fondamentale nel nostro sistema immunitario. Quindi se noi identifichiamo degli stili di vita virtuosi in tutti i soggetti che hanno le IgG, che hanno contratto il virus e sono asintomatici, quella è la strada, cioè esportare quello stile virtuoso e promuoverlo. Perché io oggi sento parlare epidemiologi e virologi del virus, ma non sento parlare immunologi che ci raccontino come potenziare le nostre difese immunitarie per avvicinarci a quei 9 milioni di soggetti e capire perché quei 9 milioni di soggetti hanno contratto il virus senza ammalarci. Perché se noi capiamo qual è quell'elemento, allora a quel punto possiamo diventare come quei soggetti. Poi se uno non vuole curarsi la sindrome metabolica è una scelta, ma sapere che la strada per trovare una soluzione alternativa, quindi per essere forti e contrarre il virus senza timore, la strada c'è, perché ce lo dice già la popolazione generale che ha contratto il virus. Quindi questa è una strada indispensabile più del vaccino, perché vedete, io posso fare il vaccino del Covid-19, ma se non potenzio il mio sistema immunitario, quando ci sarà il Covid-20, saremo punte da capo. Cioè se noi lavoriamo sull'individuo, vinciamo sempre, perché saremo pronti per il Covid-19, il 20, il 21. Quindi questa esperienza ci deve insegnare che ci siamo devastati col nostro stile di vita. E io da buon meridionale, con orgoglio, dico anche a Burioni, che aveva predetto che in Meridione c'erano degli incoscienti a quel momento di migrazione in cui tutti quelli del nord sono andati al sud portando il virus e sarebbero morti tutti, che in Meridione in realtà non è morto nessuno e quindi sono morti tutti in Lombardia, che mi dispiace per la Lombardia, però voglio dire che evidentemente lo stile di vita del meridionale, quindi lo stile di vita alimentare, il fatto che hanno dei ritmi meno frenetici, che comunque danno importanza al cibo, ma inteso anche come prendersi il tempo per cucinare, per fare le cose fatte bene, per andare a casa nella pausa pranzo e mangiare e cucinare dei cibi genuini. Quindi più legati alla tradizione, avere un minor inquinamento, magari atmosferico, avere dei ritmi più tranquilli, bene, le condizioni generali dello stile di vita mediterraneo, il sole, la vitamina D sicuramente più alta del milanese, bene, questo credo che l'abbia protetto, non il distanziamento sociale, perché il distanziamento sociale
non ha portato benefici in Lombardia, continuano ad ammalarsi e a morire. In Sardegna, in Puglia, in Calabria no. E io mi auguro che anche con la ripartenza da maggio questa mia tesi venga confermata, perché nessuno si aspettava questo. Eppure evidentemente è così. Poi c'è anche un altro aspetto più complesso di cui non vi parlo, legato al fatto che i soggetti che hanno anemia microcitica o anemia mediterranea sono più protetti dal virus per un meccanismo di adattamento sofisticato che abbiamo rilevato. Ma a parte questa protezione naturale, io credo che in Meridione ci sia, e ve lo dico da meridionale, ci sia una qualità della vita più alta. Quindi ci sono meno soldi, sicuramente, non abbiamo la ricchezza del milanese, le cose meravigliose che hanno a Milano, i grattacieli, le torri, Corso Como, però c'è una qualità della vita superiore. E quindi noi dovremmo esportare quel modello di stile di vita al nord. E quindi questa è l'unica salvezza che abbiamo. Il vaccino credo che non sia la soluzione nel breve periodo e anche in prospettiva futura nell'incontro di altri virus. Bene, Umberto, grazie mille. È importantissimo sottolineare quanto effettivamente sia stato dato poco spazio in termini di informazione sia sui giornali che nelle TV a quanto sia importante rendere più forte il nostro organismo e non a pensare semplicemente alla cura successiva al, diciamo, al virus, insomma, se si prende il virus. Quindi benissimo che hai ripetuto questa cosa. Chiedo veramente a tutti i nostri iscritti, che hanno superato abbondantemente le 2500 persone, siamo quasi 400 domande, non riusciremo ovviamente a risponderle anche se cercheremo di fare dei raggruppamenti. Chiedo a tutti quelli che ci stanno seguendo di essere portatori loro stessi di questo messaggio, cioè dell'importanza di essere forti, di rinforzare il nostro sistema immunitario e dell'importanza anche di chiedere a grande voce a tutti questi immunologi di parlarci di come diventare più forti e non solo di come appunto questo virus ci aggredisce o ci può aggredire. Andiamo avanti con il discorso funghi, perché ci sono veramente tantissime domande su questo argomento. E dice Chiara: salve, volevo chiedere se posso quindi risolvere un problema di ipotiroidismo di Hashimoto e ovaio policistico con i funghi. A chi potrei rivolgermi? E qui insomma si apre un grande. Allora, sì, io ho abitualmente nel mio studio, anche perché sapete, la prevalenza della tiroidite di Hashimoto, soprattutto nelle donne, è altissima, cioè nel mio ambulatorio la maggior parte delle donne, quando gli chiedo che farmaci prende, inizia sempre dicendomi Leotirox, 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 Leotirox. Come mai ho la tiroidite autoimmune, la tiroidite di Hashimoto? Quindi c'è una, veramente un'epidemia di tiroidite di Hashimoto enorme. E quindi mi è capitato già di approcciare questa patologia con dei risultati eccezionali. Devo dire una cosa: chi ha la tiroidite di Hashimoto dall'età di 17 anni e viene nel mio studio a 45, a 50, che la tiroide ormai praticamente il sistema immunitario l'ha consumata tutta, quindi anche ecograficamente tu non vedi più nulla perché è stata distrutta dal sistema immunitario, dagli anticorpi, a quel punto è tardi, è difficile riuscire a fare qualcosa, perché si è innescato un meccanismo distruttivo. Cioè il nostro sistema immunitario ha perso la capacità che gli viene data proprio dai batteri dell'intestino di distinguere il self dal non self e quindi rivolge le sue attenzioni contro la tiroide e la distrugge completamente. Mi è capitato in persone giovani di 18, 19 anni, 20 anni che sono venute nel mio studio, che avevano da poco la tiroidite di Hashimoto con anticorpi che stavano salendo, di guarirle nel senso, tecnicamente guarito un paziente quando il TSH non sempre è alterato. Io ho incontrato pazienti che avevano il TSH normale ancora, ma gli anticorpi alti. Gli anticorpi normalmente gli endocrinologi li chiedono una volta sola per far diagnosi. Una volta che trovano gli anticorpi, danno per scontato che non si può fare niente per modificare questo stato. Quindi fanno un'ecografia all'anno, controllano il TSH una volta l'anno, finché il TSH non si sballa, quindi non sale a valori tali per cui necessita l'integrazione, la sostituzione con l'Eotirox, non fanno nulla. E il problema è proprio questo. Se tu intervieni in tempo,
riesci a modificare le condizioni che hanno generato la patologia e a ridurre fino a non normalizzare gli anticorpi. Nel momento in cui un soggetto normalizza gli anticorpi, vuol dire che tecnicamente è guarito. Io ho dei casi guariti da tiroidite di Hashimoto, nel senso che i loro anticorpi si sono normalizzati e non ci sono altri elementi per stabilire la guarigione. Ma la normalizzazione degli anticorpi vuol dire che la patologia infiammatoria si è spenta. Quindi direi che, ma anche l'ovaio policistico ha una componente, l'ovaio policistico anche determinato da un'alterata sensibilità dell'insulina sui tessuti periferici, quella che noi chiamiamo insulinoresistenza, e quello si modifica anche molto bene con l'alimentazione. Quindi alimentazione e micoterapia sicuramente possono anche migliorare o ritardare, perché vedete, se anche la tiroide è disfunzionante, comunque aver spento l'infiammazione è importante, perché la tiroidite, come tutti i termini in medicina che finiscono in ite, esprimono l'infiammazione. Quindi quell'infiammazione sistemica di basso grado che, come vi dicevano, ti espone a un rischio maggiore di sviluppare altre malattie. Quindi chi ha una tiroidite di Hashimoto qualche volta può essere a rischio di sviluppare una seconda patologia autoimmune, se non modifica le condizioni che l'hanno portata ad avere la prima patologia, cioè la tiroidite di Hashimoto. Per cui se tu hai una spina irritativa, che sia nel tuo modo di mangiare o in altre cose, e non la modifichi, è chiaro che come il tuo corpo ti ha cercato di dare un indizio con una malattia, perché questo, il nostro corpo ci parla anche con le patologie e cresce l'intensità del suo segnale, del suo gridarci, con una patologia sempre più grave purtroppo, finché noi non capiamo. E quindi modificare, spegnere, anche se la tiroide non funziona più, è importante, perché ti prenderai l'Eutirox magari tutta la vita, ma avrai ridotto il rischio di sviluppare altre patologie. Quindi conviene in ogni momento della patologia intervenire. Se si interviene in tempo, si può anche arrivare a sospendere l'Eutirox. Se invece la patologia c'è da tanti anni, magari prendi l'Eutirox, ma guarire è importante, perché ti riduce il rischio di sviluppare altre patologie autoimmuni e non. Quindi il ruolo della micoterapia sicuramente è importante nelle patologie autoimmuni, assolutamente sì. La micoterapia ha un ruolo fondamentale. Bene. È rimasto solamente pochissimo tempo per le domande. Mi hanno detto dalla regia 5 minuti, quindi ci sarà una insurrezione di chi ci segue, perché siamo a 416 domande. Vabbè, invito tutti a utilizzare, come vi ho detto prima, il forum, perché veramente non è possibile purtroppo leggerne se non altre una o due. forum.macrolibrarsi.it per tutte le restanti domande. Io non so se Umberto potrà aiutarci dopo a risponderne alcune anche sull'altro, appunto sul forum. Intanto ti dico questa domanda di Renza Tobia: i funghi vengono raccolti in Cina con il più alto inquinamento ambientale del pianeta e in Giappone con frequenti episodi di gravissimo inquinamento radioattivo. Come facciamo? Brava, ottima domanda. Questo è il motivo per cui non uso i funghi cinesi. Anche per Forma Mentis, quando ho iniziato a utilizzare la micoterapia, sono voluto andare a fondo anche nella materia prima, e quindi mi sono informato benissimo di quali sono le aziende, e sono andato direttamente in Galizia a visitare la più grande, perché c'è l'azienda leader al mondo nella coltivazione di funghi medicinali è in Galizia, e quindi io ho conosciuto personalmente le persone, i titolari di questa azienda, e ho visitato la loro azienda. Perché è importante? Perché conoscere le persone, ma questo lo faccio anche nella ricerca del cibo, no? Cioè io voglio andare a chilometro zero perché voglio conoscere le persone, l'etica, il rapporto, perché quando conosco una persona capisco com'è nel suo lavoro. Quindi io, se vado in un supermercato e devo prendere, che ne so, del latte biologico che viene dall'Austria, ma io che ne so, non lo conosco, per carità, magari è onesto, ma io da buon meridionale diffidente amo conoscere le persone. Siccome grazie a Dio il mio territorio, cioè il territorio in cui vivo attualmente, la Romagna, mi offre la possibilità di andare personalmente e valutare le aziende agricole dove prendo il cibo che poi consumo, perché non farlo? E quindi l'ho fatto anche con i funghi medicinali. Quindi ho voluto conoscere le persone e ho valutato l'etica, la grande passione per il loro lavoro,
come tante persone appassionate, diciamo, in agricoltura fanno seriamente il loro lavoro e li ho conosciute, quindi, e poi quando tu hai passione viene e fai del tuo stile di vita anche un esempio, a quel punto metti il tuo stile di vita nel tuo lavoro. E questo accade anche con i funghi medicinali, e ho conosciuto personalmente titolari e l'azienda in Spagna, e vi posso garantire che sono coltivazioni biologiche. Il costo sale di più, perché vedete, il problema della Cina, no, a parte l'inquinamento, è questo, che loro per fare più funghi e più prodotto, cosa fanno? Modificano le condizioni climatiche nelle serre dei funghi, quindi cambiano le modificazioni del clima, dell'umidità, per far venire il fungo prima, quindi forzano, diciamo, la vita del fungo. Quindi il fungo viene fuori prima, ma si arricchisce meno di beta-glucani e triterpeni, no? È come il pollo da batteria rispetto al pollo ruspante, che in 6 settimane da pulcino ti dicono che è un pollo, ma in realtà è un pulcino ingrossato, no? Perché il tempo per crescere è sempre quello. La stessa cosa accade con i funghi. Costano di meno quelli cinesi, ma perché hanno una qualità inferiore, non solo per l'inquinamento, ma perché comunque sono meno ricchi di sostanze attive, perché i funghi dell'azienda della Galizia rispettano, diciamo, la vita naturale del fungo. Quindi il fungo viene coltivato e si rispetta il tempo di quel fungo, quindi ne possono fare di meno, ma e non li danno a nessuno, quindi loro non danno i loro prodotti perché vengano utilizzati come fanno molte aziende, che poi li danno, ci sono 4-5 marchi che vendono i funghi, che vengono forniti sempre dallo stesso fornitore. Bene, loro, la IFAS de Tierra, non dà a nessuno, diciamo, i loro prodotti, sono prodotti solo a marchio loro, e quindi ne possono fare di meno, ne possono fare di meno, i costi sono un po' più alti, ma la qualità è altissima. Siccome devo usare, io li uso come farmaci, preferisco usare, voglio essere sicuro di quello che prescrivo ai miei pazienti. E poi sono un consumatore anch'io di funghi abitualmente, quindi io uso i funghi medicinali, quindi sia per me che per i miei pazienti ho già fatto il lavoro, diciamo, che deve fare il dottore, di selezionare qual è il prodotto migliore per i pazienti. Quindi... Bravissimo, importantissimo questo, anche dare indicazioni su quali utilizzare e anche soprattutto dove rifornirsi o dove prenderli. Umberto, moltissime persone ovviamente ci hanno chiesto dove possiamo trovare il dottore sui social, i libri, le conferenze, dove insomma possono trovarlo dopo questa conferenza, perché come avrai capito è stata veramente un grandissimo successo, siamo già a 2600 e oltre persone che ci seguono, quindi sono aumentate nel corso della appunto della trasmissione. Vuoi dirci dove possono trovarti? Ma allora, io ho un sito internet dove possono chi avesse bisogno di me, diciamo, ho un sito internet dove ci sono tutti i riferimenti degli ambulatori in cui io visito, e quindi possono avere tutti i riferimenti sul sito internet. Vuoi dirci il nome del sito? Nome e cognome, umbertotrecroci.it, e mi trovano, basta digitare nome e cognome e c'è il mio sito e ci sono tutti i riferimenti sul sito internet. Benissimo. Adesso io mi collegherò, non sono ancora iscritto al forum, ma guardo le indicazioni per iscrivermi e cercare di rispondere a qualche domanda. Grazie. Io, se riesci a farlo, ti ringrazio tantissimo, perché veramente sono arrivate tantissime domande, sia sulla chat, che non era da usare, ma poi sono state riportate moltissime sulla sezione question and answer, e quindi almeno potrai aiutare qualcuno del nostro pubblico nelle sue richieste. Io devo salutarti a malincuore, perché è stata veramente molto interessante, ti ringrazio da parte di tutto il nostro staff e spero di rivederti presto anche in altre situazioni, in altri momenti, magari vis-à-vis piuttosto che online. Di ritornare